Ciao a tutti, oggi registro un nuovo video, cosa mangio in un giorno. Questa mattina faccio colazione con il mio solito latte e caffè all'interno della mia solita tazza, ormai la conoscete tutti, senza questa tazza non riesco a fare colazione. Mangio due pezzettini, tre, vediamo, di rotolo al cacao con crema al pistacchio. Registrando una videoricetta, ma non so quando la carico, se carico prima questo, prima la videoricetta. Comunque, se già ho caricato la videoricetta, ve la lascio sotto nell'info box, altrimenti restate collegate sul canale che presto la vedrete. Allora, io vado a fare colazione e vi auguro una buona giornata. A più tardi. Come spuntino di metà mattina ho preparato una tisana, che perché oggi fa un po' freddino, io sono a casa. Questa è una tisana drenante della Valverde, indicate per favorire l'eliminazione dei liquidi in eccesso. Sono 20 filtri, l'ho acquistata da Naturassi, l'ho pagata poco più di 3 euro ed era anche in offerta e mi piace tantissimo, però la bevo se sono a casa. A dopo. Per quanto riguarda il pranzo, oggi sono sola e mi preparo questa zuppa di orzo e legumi, l'ho acquistata da Naturassi e della Ecor. Non costa tantissimo, costa poco più di 1 euro, adesso però non ricordo. Sono 400 grammi, non l'ho mai assaggiata, quindi adesso devo vedere come si prepara. Adesso giro il barattolo e vi faccio vedere l'etichetta. Allora, qui dice zuppa di orzo e legumi biologica, gli ingredienti acqua, orzo, legumi in proporzione variabile. Beh, ci sono tutti gli ingredienti. Poi vediamo preparazione. Informazioni per il consumo. Riscaldare, aggiungere olio. Ah, quindi si va solo scaldata. Pensavo di doverla aggiustare un pochino, come faccio con barattoli di ceci o fagioli. Dopo l'apertura, travasare in un contenitore per alimenti. Conservare in frigorifero. Beh, ma io la preparo tutta, poi se avanza stasera la lascerò chiara. Beh, vediamo un po' com'è. Effettuiamo la prova prodotto insieme. Si presenta così. Adesso lo inserisco all'interno di questa padella. Ok. Forse l'olio lo aggiungo dopo, una volta scaldato. Adesso mi sposto sul fornello e scaldo il tutto. Allora, questa è la zuppa, l'ho assaggiata. È molto buona. I legumi sono cotti alla perfezione, non sono duri, quindi basta solo scaldarla. Se proprio devo trovare qualcosa, non mi piace tanto il sapore del pomodoro perché sa di sugo pronto, insomma. Io sono abituata alle passate di pomodoro preparate in casa, quindi tutt'altro sapore. Per ora promuovo a pieni voti, per le emergenze è perfetta, va solo scaldata come avete visto, quindi credo che ne andrò a prendere altre. Faccio vedere questa tovaglietta che me l'ha regalata una simpaticissima bambina, Beatrice. Ciao Beatrice, grazie per il tuo regalino. Allora, buon appetito! Riguardo la zuppa, ho quasi terminato di pranzare. Riguardo alla zuppa, vi volevo segnalare qui tra gli ingredienti la presenza di olio di semi di girasole e la presenza di peperoncino. È veramente buona. Le andrò a riacquistare sicuramente. Un ottimo acquisto. Se la trovate, prendetela perché è veramente, veramente buona. Eccoci pronti per la cena. Merenda non l'ho fatta perché ho pranzato tardi e poi noi ceniamo presto. Ceniamo intorno alle 7. Per cena ho preparato il polpettone con i funghi, l'ho preparato con il Bimby e mi sembra di aver registrato la videoricetta anche un po' di tempo fa. Se la trovo vi lascio il link sotto nell'info box. E poi ho preparato delle verdurine gratinate al forno. Ho preparato zucchine e patate, le ho tagliate a rondelle, le ho sistemate su una teglia da forno rivestita con carta da forno. Ho aggiunto il sale, l'olio, il pan grattato. Chiara ha aggiunto delle spezie, mi sembra che ha aggiunto la curcuma, però potete aggiungere le spezie che preferite. Ho mescolato il tutto con le mani e ho infornato in forno caldo, ventilato a 200 gradi per una ventina di minuti.
Credo che poi mangerò anche una mela e basta, la giornata è finita. Io vi saluto, spero che questo video vi sia piaciuto. Ciao a tutti e ci vediamo presto.